Okay, welcome back. Lesson 25. Today we're speaking about the simple past in the negative form. Okay, avete capito? Oggi parliamo di simple past nella forma negativa. Nella lezione precedente abbiamo introdotto il simple past e vi ho spiegato che ci sono due tipi di simple past in un certo senso. Quelli fatti con i verbi regolari e quelli fatti con i verbi irregolari. Per queste lezioni vi spiego intanto come si fa la declinazione dei verbi regolari. Nella forma affermativa basta prendere il tema e aggiungere ed. Oggi vediamo cosa succede per fare la forma negativa invece. Le tabelle di riferimento, forse nella lezione precedente ho dimenticato di dirvelo, sono comunque la 3.8, in cui appunto introduciamo il concetto di regolare e irregolare, e le due successive, che sono la 3.9, in cui spieghiamo appunto ed evidenziata la struttura positiva, negativa, interrogativa dei verbi regolari, e in quella successiva la stessa cosa, ma con i verbi irregolari. Allora, quindi, la tabella di riferimento oggi è la 3.9. Allora, cosa vuol dire simple past verbi regolari nella forma negativa? Significa che oggi sostanzialmente impariamo come si fa a dire che nel passato non ho fatto qualcosa. Per esempio, non mi sono laureato, non ho guardato la TV, non ho chiamato la mamma, ok? Per qualsiasi cosa che non è successa nel passato, non ha piovuto, Napoleone non è diventato l'imperatore del mondo, ok? Tutte queste frasi negative al passato possono essere tradotte utilizzando quella struttura che vediamo adesso. Allora, per fare il simple past negativo ho bisogno chiaramente di un soggetto, per esempio I. Ho bisogno dell'ausiliare, che in questo caso è did. Did, I did, chiaramente negativo, I didn't, che è la forma corta di did not, I didn't graduate, per esempio, I didn't graduate, non mi sono laureato, I didn't graduate. Come vedete non c'è ed alla fine, ok? Perché tutto il peso del simple past cade sull'ausiliare in questo caso. Quindi, se nella forma affermativa era ed che mi dava il senso del passato, della profondità, nella forma negativa questo ruolo ce l'ha il didn't. Quindi si spostano un pochino gli equilibri tra la forma affermativa e la forma negativa. Quindi la forma negativa si fa con didn't più l'infinito. Facciamo un altro esempio. Non ha piovuto stamattina, ok? Sempre it come soggetto delle frasi impersonali, didn't più infinito, quindi it didn't rain this morning, ok? It didn't rain this morning. Nella declinazione del didn't non devo fare particolare attenzione alla persona che sto utilizzando, perché didn't si applica a tutte le forme, a tutti i soggetti, che siano essi singolari, plurali, terza persona, non cambia niente. I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, eccetera. Il didn't è sempre uguale. Vediamo un altro esempio, per esempio loro non hanno telefonato, non ci hanno telefonato, magari non ci hanno telefonato, non ci hanno chiamato. Allora, il soggetto chiaramente è they, parto sempre da chi fa l'azione. Non hanno telefonato, passato negativo, quindi metto il didn't più l'infinito del verbo, che è call. They didn't call, manca ci, che in questo caso è il complemento oggetto. Loro non hanno chiamato noi. They didn't call us. Ok? Fate molta attenzione quando trovate queste particelle in italiano, mi, ti, ci, si, vi, ne, perché sono intraducibili in inglese, o meglio, sono traducibili ma non letteralmente. E quindi per tradurle dovrete rompere la frase, fare una perifrasi per capire qual è effettivamente il ruolo di quella particella all'interno della frase. Come ho fatto io appena adesso. Non ci hanno telefonato,
è loro non hanno chiamato noi, quindi devo rompere questo C per capire cosa si nasconde sotto, e allora lì in quel caso posso poi prenderlo e tradurlo in inglese in modo efficace. Allora, they didn't call us è la traduzione di non ci hanno telefonato. Quindi, per farla breve, la lezione di oggi si basa sul fatto che l'ausiliare di riferimento del simple past è did. Lo vedremo anche nella forma interrogativa, dove sarà obbligatorio utilizzarlo. E in questo caso nella forma negativa, quindi didn't, più l'infinito. Quindi se io ho lavorato si diceva I worked, io non ho lavorato si dirà I didn't, più infinito, work. Quindi l'ed serve solo nella forma affermativa. Ok. That's all for now. Lesson 25 is finished. I will see you next time with lesson 26, and we will speak about the simple past in the interrogative form, so to ask questions. So bye bye for now. Ta-ta.